Buonasera, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti, Gianluca? Allora, eravamo rimasti a cercare di scoprire chi è Jack lo squartatore. Possiamo farcela? Non lo so, noi ci proviamo, noi teniamo duro e proviamo a capire. Un breve riassunto delle puntate, abbiamo fatto già 2 video, in uno abbiamo parlato dei fatti, no? Delle circostanze del caso. Facciamo di vedere anche il materiale importante. Qua. Poi nell'ultima puntata abbiamo parlato del problema dell'identificazione di questo serial killer, no? Che ancora adesso è controversa. Allora, sono tante taglie e teorie che sono sorte in merito che ci siamo accorti che non ce la facevamo tutti noi. Quindi abbiamo dovuto, questa è la seconda puntata del problema, che si occupa del problema chi era Jack lo squartatore. Allora, e stiamo analizzando una piccola parte, se analizzassimo tutte staremmo qua a 10 puntate, forse anche di più, insomma. Quindi eravamo arrivati all'ipotesi del membro della Casa Reale, più o meno. Della Casa Reale, che diciamo che sono quelle ipotesi che hanno più successo di altre, anche se poggiano su basi poco solide, perché ovviamente prendono in considerazione dei personaggi molto importanti, perlomeno molto importanti in quegli anni. La più famosa di queste ipotesi viene avanzata nel 1970 da un certo dottor Stowell, Thomas Stowell si chiama questo dottore, che sostiene di essere entrato in possesso di un plicco di appunti di un personaggio che si chiama William Gull, molto famoso negli ultimi anni dell'Ottocento, perché questo William Gull era niente meno che il medico personale della Regina Vittoria, la più grande figura regnante di tutto l'Ottocento inglese, la famosissima Regina Vittoria, che dà nome addirittura a un periodo storico, un periodo vittoriano, che è l'epoca in cui l'espansione dell'impero britannico, Jack lo squartatore, in cui si espande l'impero britannico. Secondo Stowell, che scrive questo articolo, negli appunti il dottor Gull direbbe di essere a conoscenza della vera identità di Jack lo squartatore. E questo potrebbe anche essere. Non scrive, lui dice semplicemente che è un certo S. puntato. Tutti, immediatamente, il dottor Stowell prima degli altri, si prodigano nell'accusare un personaggio importantissimo, che è il principe Albert Victor, duca di Clarence, che è il nipote della regina Vittoria, cioè è il figlio del futuro re Edoardo VII, e lui a sua volta è il futuro erede al trono. Quindi erede al trono in secondo grado addirittura. No? In secondo grado, esatto. Dopo suo padre, che sarebbe diventato Edoardo VII, veniva questo Albert Victor. Ovviamente questa dichiarazione è una sorta di bomba a mano, cioè possiamo immaginarci come oggi accusare il principe William di essere Jack lo squartatore, insomma una cosa piuttosto grave e imponente da fare. Come mai si arriva a fare questo nome? Beh, anzitutto il duca di Clarence muore prima di poter diventare re in circostanze che possiamo definire strane. Muore in una clinica ufficialmente per una polmonite subentrata a un'influenza piuttosto grave, ma in realtà, lo sanno più o meno tutti, muore in conseguenza della sifilide, infatti all'epoca piuttosto diffusa. Ovviamente chi sostiene questa ipotesi dice che il principe Albert Victor voleva vendicarsi delle prostitute che gli avevano attaccato la sifilide e quindi aveva cominciato a operare questo massacro. A un esame anche non troppo approfondito già la situazione regge poco comunque, anzitutto perché il principe Albert Victor si può dimostrare che la notte del duplice omicidio di Jack lo squartatore si trovava a Balmoral, residenza estiva dei reali inglesi, e invece la notte dell'omicidio di Mary Jane Kelly era a Sandringham House, perché c'era in corso la festa di compleanno di suo padre. Sandringham House, altra residenza estiva dei reali inglesi, quindi già non era a Londra per gli omicidi. Ma c'è dell'altro, perché questo Albert Victor, non lo dico io, lo dicono le tante biografie che sono state pubblicate sulla famiglia reale dell'Ottocento, era un ragazzo lento, apatico. Secondo tutti quelli che l'hanno conosciuto era vagamente ritardato, solitamente veniva definito un idiota, non è che fosse un grandissimo personaggio, e per molti era anche un problema, perché sarebbe dovuto diventare il futuro re, tanto che qualcuno sostiene che forse gli hanno dato una mano a un certo punto a andarsene all'altro mondo, proprio per evitare che un personaggio di questo tipo, vagamente ritardato, salisse sul trono d'Inghilterra. Altra cosa abbastanza importante, era omosessuale, o perlomeno questo dicono le cronache. Nel 1889 viene coinvolto in uno scandalo, i giornali lo chiamano lo scandalo di Cleveland Street, quando la polizia entra in una casa di incontro per omosessuali. Una sorta, se non sbaglio, si tratta di un caso gestito da Aberline. Questo, sì, credo. Anche questo caso è stato gestito sempre dall'ispettore Aberline, forse è addirittura l'ultimo caso che ha gestito, sì, l'ispettore Aberline. Sì, tra le persone che vengono arrestate ci sono dei testimoni che dicono che quella casa d'appuntamento era frequentata in maniera molto assidua proprio dal duca di Clarence. Per questo motivo, tra l'altro, la famiglia reale in quegli anni decide di allontanarlo, lo sposta in India, lo tiene lontano dall'attenzione dei media, proprio perché stava diventando un personaggio molto ingombrante, date tutte queste sue strane abitudini. Comunque un giovane vagamente ritardato, fisicamente tanto impedito che si dice che non fosse neanche in grado di salire su un cavallo, per dire, palesemente omosessuale. Diciamo che non aveva proprio il physique du rôle per essere Jack lo squartatore, no. Quindi diciamo che questa ipotesi sembra tantissimo campata, molto suggestiva, ma per aria. È suggestiva, è sicuramente interessante, però è molto difficile che possa avere una base, un fondamento di realtà. Però questa ipotesi dà tutta la stura a una serie di ipotesi collaterali che più o meno coinvolgono gli stessi personaggi. Uno dei personaggi che viene più frequentemente coinvolto per come possibile omicida, come possibile Jack lo squartatore, è proprio William Gull, il medico di corte della regina. La prima ipotesi risale addirittura al 1895, quindi pochissimi anni dopo gli omicidi di Jack lo squartatore. La pubblica un quotidiano di Chicago che sostiene di aver intervistato un personaggio, un americano di cui si rifiuta di fare il nome, a sua volta è venuto in contatto con un personaggio importante della Scotland Yard inglese, che sostiene che in quel 1888 era stato interpellato addirittura un medium per cercare di portare le indagini fuori dal pantano in cui erano ormai affondate, e questo medium aveva guidato la polizia in una casa dei quartieri alti di Londra in cui abitava questo medico, William Gull. La polizia, indagando, aveva trovato tra gli effetti personali di William Gull un coltello insanguinato, degli abiti tutti sporchi di sangue, parti dei cadaveri che erano stati uccisi, e si diceva che però il dottor Gull di queste cose non ricordasse niente. Sottoposto a un esame psichiatrico, questo racconta sempre il quotidiano di Chicago del 1895, si era scoperto che William Gull aveva una doppia personalità. Di giorno era il famosissimo medico della regina Vittoria, alla notte si trasformava in una sorta di serial killer, ma lui non ricordava niente ovviamente delle imprese, dell'altra sua personalità che agiva la notte. La polizia ovviamente lo fa arrestare senza troppo clamore da parte della stampa, lo porta in una clinica psichiatrica dove dopo qualche mese William Gull muore. L'ipotesi è affascinante soprattutto perché quelli sono i primi anni in cui subentra questa idea, soprattutto a livello letterario, ce l'avrai ben presente anche tu, che il mostro non è più una cosa esterna rispetto a noi, quindi non è più il Dracula che noi inseguiamo, il fantasma, ma è qualcosa che alberga dentro di noi. E soprattutto questa cosa avviene con un bellissimo romanzo che è Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, in cui il mostro non è più un essere altro, ma è qualcosa che alberga dentro di noi. Ed è qualcosa che poi è strettamente collegato alla figura del serial killer, che è quel mostro che, secondo alcuni psicologi, tutti noi ci portiamo dentro. Più famoso trattato psicologico sui serial killer si intitola "I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno", perché sosterrebbe che in realtà tutti noi saremmo potenzialmente dei serial killer, solo che siamo soffocati dal vivere sociale, dalle consuetudini della società, e non diamo libero sfogo a questa anima oscura che alberga dentro ognuno di noi. È ovviamente un'esagerazione, certo. Questa, che però ci dà la dimensione di quanto il serial killer sia non tanto una cosa altra, ma qualcosa di molto vicino al nostro retaggio di esseri umani. Sta di fatto che, al di là di queste curiosità, di questi aneddoti divertenti, l'ipotesi che William Gull possa in qualche modo essere Jack lo squartatore è, tra tutte le ipotesi che abbiamo analizzato fino adesso, forse è la più ridicola. William Gull nel 1888 ha 71 anni, che nella Londra del 1888 vuol dire essere molto anziani, non è come i 71 anni di oggi, ma soprattutto nel 1887, cioè un anno prima degli omicidi di Jack lo squartatore, ha avuto un infarto che sul suo fisico è stato devastante, tanto che poco dopo quell'infarto William Gull è costretto a ritirarsi a vita privata, non è più il medico della Regina Vittoria nel 1888 perché praticamente è paralitico, non è in grado di muoversi, non è in grado di camminare, quindi per quanto possa avere 2, 3, 10 personalità non è assolutamente in grado di prendere, uscire di casa e andare ad ammazzare delle donne, per cui questa ipotesi pare assolutamente fantasiosa. Nonostante questo, e questa è la cosa che fa più specie quando si analizzano i delitti di Jack lo squartatore, soprattutto le ipotesi che alcune volte si affermano per dei motivi assurdi, delle ipotesi che sono totalmente campate per aria, ma trovano molta fama nei confronti del pubblico. Nel 1976 esce un libro che diventerà famosissimo, che si intitola Jack lo squartatore, la soluzione finale, scritto da uno scrittore che si chiama Stephen Knight. Questo scrittore in realtà intervista un personaggio, tal Joseph Sickert, che è il figlio del pittore Walter Sickert, di cui poi avremo modo di parlare nell'analisi del prossimo personaggio. Quello che racconta Joseph Sickert in questo libro è una storia strambissima, che però ha così tanto successo che due fumettisti, Alan Moore e Eddie Campbell, la utilizzano per un loro fumetto che poi avrà tantissimo successo, che si intitola From Hell, dall'inferno, con una lettera di Jack lo squartatore. Quel fumetto, che diventerà così famoso, poi diventerà un film con Johnny Depp nella parte dell'ispettore Aberline e Heather Graham nella parte di Mary Jane Kelly. Ecco, quel film lì è probabilmente il film più famoso tra tutti quelli fatti su Jack lo squartatore, forse per la presenza di Johnny Depp, che all'epoca era una mega star internazionale. E quindi questa ipotesi, per quanto strampalata, è quella che quasi tutti tengono in considerazione perché sembra quella più conosciuta in qualche modo, anche se in realtà è assolutamente un'idiozia. Questa ipotesi racconta, così come dice Joseph Sickert, che è il figlio di Walter Sickert, che nello studio di Walter Sickert, il pittore, il duca di Clarence, Albert Victor, aveva conosciuto una ragazza, una donna, che si chiama Annie Elizabeth Crook, una donna del popolo, una popolana che faceva la tabaccaia davanti allo studio di Walter Sickert e che, per arrotondare, ogni tanto saliva da Sickert per posare nuda per i suoi quadri. Il duca di Clarence si innamora perdutamente di questa donna, nonostante sappiamo benissimo che era omosessuale, decidono di sposarsi in gran segreto e alla fine Annie Crook resta incinta del duca di Clarence. Partorisce questa giovane fanciulla, si chiama Alice, questa bambina, che di fatto è l'erede del duca di Clarence. Ovviamente a un certo punto la regina... Futura regina a tutti gli effetti, no? Poi non sarebbe potuta diventare regina perché in realtà Annie Crook era cattolica. Che i reali inglesi sono i capi della chiesa anglicana, quindi non possono sposarsi con un cattolico. Sta di fatto che a un certo punto la regina Vittoria scopre questa cosa e vuole cercare di porre un tappo a questa situazione, quindi manda i suoi uomini, gli uomini del Secret Service, che riescono a brancare il duca di Clarence, lo rinchiudono in un castello, poi lo sappiamo morirà di sifilide qualche anno dopo, prendono anche Annie Crook e la portano in un manicomio dove viene sottoposta a delle cure strazianti tipo elettroshock, impazzisce, muore pazza e si dimentica di tutto. Quello che però non riescono a fare è intercettare la bambina, la piccola Alice, perché a portare via Alice dalla casa dei due personaggi è Mary Jane Kelly, capisce che la situazione è molto grave, quindi porta via la bambina, la porta da delle suore a cui dà il compito di nasconderla e accudirla, e poi condivide questa sua informazione con una serie di amiche prostitute che, guarda un po', sono Polly Nichols, Chapman, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, che sono le altre 4 vittime di Jack lo squartatore, quelle accertate, come abbiamo visto. Non contente, queste 5 donne decidono addirittura di arrivare a minacciare il governo inglese di rendere pubblica la notizia, di far vedere al mondo questa bambina frutto del peccato del futuro re, in cambio vogliono del denaro. Lord Salisbury, primo ministro in quegli anni, non può permettere che questa situazione si sviluppi e quindi incarica, guarda un po', proprio William Gull di risolvere il problema. Risolvere il problema vuol dire eliminare queste prostitute. William Gull non lo fa da solo, lo fa con l'aiuto addirittura del vice capo di Scotland Yard, Sir Robert Henderson, e di un cocchiere che si chiama John Neatley. Questa è la descrizione di quello che succede. Insomma, ammazza tutte quelle prostitute fingendo che siano vittime di un serial killer, mentre in realtà... Mentre in realtà loro vogliono testimoni, e vogliono eliminare i testimoni, ma nonostante questo non riusciranno mai a ritrovare la bambina che poi diventerà adulta. È un'ipotesi assolutamente campata in aria perché l'abbiamo visto... non era in grado nemmeno di camminare in quell'anno. Sir Thomas Henderson, vice capo di Scotland Yard, era in vacanza quando ci sono stati i primi 2 o 3 omicidi di Jack lo squartatore, quindi non poteva essere. Il cocchiere non sappiamo chi fosse, se esista veramente. Non aveva senso. La cosa che fa più specie, che è totalmente ridicola, è che la monarchia inglese, che all'epoca è la monarchia più potente dell'intero mondo, non abbia un modo più decente e normale di far sparire 5 prostitute dalle strade di Whitechapel. Se io voglio mettere a tacere questa cosa, non compio degli omicidi che finiscono sulle prime pagine di tutti i giornali e fanno anche fare una brutta fine, una brutta figura a Scotland Yard e alla monarchia inglese che pare non essere in grado di proteggere il suo popolo. Le faccio semplicemente scomparire. Chi cazzo va a cercare 5 prostitute se io le faccio scomparire? Oppure le uccido in maniera più normale, insomma. Normale, ma... Comunque, che anche nessuno aveva avuto niente da dire se accadeva, no? Anche se diamo retta a questa situazione, comunque esiste ancora nella Costituzione inglese il Royal Marriage Act del 1772 che rende illegale qualunque matrimonio di un membro della casa reale stipulato di nascosto. Quindi in realtà già il matrimonio del duca di Clarence non aveva nessun valore legale, poteva essere annullato. E tutti i re inglesi avevano in quegli anni eserciti di figli fatti con le popolane senza che ci fossero scandali di nessun genere. Quindi andare a ammazzare 5 donne per una cosa che in realtà dal punto di vista della monarchia inglese probabilmente non sarebbe nemmeno finita sulla prima pagina di un giornale pare una cosa abbastanza ridicola, è una cosa che i reali, non solo inglesi, un po' quelli di tutto il mondo hanno sempre fatto, quello di mettere incinta tutte le donne che gli passavano vicino, e nessuno si è mai scandalizzato più di tanto, semplicemente... Anche perché poi, diciamo, i sistemi anticoncezionali al tempo non erano sicuramente molto funzionali. Ma comunque c'erano le leggi fatte apposta per fare in modo che i figli nati al di fuori del matrimonio non potessero avere nessun tipo di pretesa nei confronti della casa reale, quindi sarebbe stata una delle tante bastarde reali come ce n'erano altre e nulla sarebbe cambiato, quindi non si giustifica. Infatti questa follia delirante, esatto, quindi non si giustifica questa follia delirante di andare ad ammazzare 7 donne. La cosa che mette un punto a quella che però tocca dire è una delle teorie più famose su Jack lo squartatore, è che lo stesso Joseph Sickert, il figlio di Walter Sickert, quello che era stato intervistato da Stephen Knight per scrivere il libro, qualche anno dopo l'uscita del libro, vista l'enorme fama che questa storia aveva avuto, confessa di essersi inventato tutto, cioè che in realtà tutta questa storia che lui ha tirato in piedi non ha nessun tipo di aggancio con la realtà, e quindi fa abbastanza specie che una storia palesemente finta sia forse la più conosciuta tra tutte le storie su Jack lo squartatore. Questa storia però ci porta in una zona a me molto cara, che è la zona di Walter Sickert, quel personaggio curioso che ritiene che Jack lo Squartatore sia proprio Walter Sickert, il pittore Walter Sickert. Walter Sickert è forse uno dei pittori inglesi più famosi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. È un pittore impressionista, è il primo pittore che porta lo stile impressionista dei francesi fino a Londra e lo fa diventare uno stile piuttosto famoso, piuttosto conosciuto. Quindi già immaginiamoci un personaggio di una certa fama, di una certa importanza, non proprio l'ultimo arrivato. Secondo una scrittrice americana che si chiama Patricia Cornwell, che è una scrittrice famosissima di thriller americani, la protagonista dei suoi libri si chiama Scarpetta. Esatto, è una patologa legale, se non ricordo male. La Cornwell, forte di una notevole fama letteraria e di un conto in banca praticamente sterminato, a un certo punto decide di scrivere un libro che dimostri proprio che Walter Sickert è Jack lo Squartatore. Questo libro si intitola Ritratto di un assassino, Jack lo Squartatore, caso chiuso. È un libro facilmente reperibile in tutte le librerie, perché come tutti i libri della Cornwell ha avuto un successo straordinario di vendita, parliamo di milioni di copie vendute a livello mondiale. La base di partenza della Cornwell è che la colpevolezza di Sickert è palese, basta guardare i suoi quadri. Walter Sickert in una certa fase della sua vita comincia a ritrarre delle donne nude, abbandonate su dei letti, sono quasi tutti degli interni popolari, e queste donne nude potrebbero sembrare delle donne morte anche, data la posizione molto abbandonata in cui si trovano, ma potrebbero sembrare, non dico che lo siano. Sono delle donne molto sensuali, morbidamente adagiate su dei letti. Secondo la Cornwell, invece, quelli sono chiaramente ritratti delle donne uccise da Jack lo Squartatore. Uno in particolare si chiama Omicidio a Camden Town, secondo lei ritrae proprio la morte di Mary Jane Kelly. C'è questa donna abbandonata sul letto, di fianco c'è un signore vestito di nero seduto su una sedia che sembra quasi vegliarla, che sembra quasi guardarla. La Cornwell, non so bene basandosi su che cosa, ritiene che basti guardare quei quadri per capire quanto Walter Sickert considerasse le donne al pari di oggetti, cioè delle cose da eliminare, da svalutare, ma siamo comunque nell'ambito della critica artistica, siamo. Lo stai sostenendo. Lei dice che si tratta chiaramente di immagini di donne morte, ma in realtà Walter Sickert poteva aver visto le fotografie delle vittime di Jack lo Squartatore in un libro che era uscito negli ultimi anni dell'Ottocento, che riportava un po' di quelle fotografie, quindi potrebbe anche in qualche modo essersi ispirato a quelle fotografie. Questi quadri sono tutti dei primi anni del Novecento, quindi un bel po' di anni dopo la morte di Jack lo Squartatore. Ma la Cornwell non si ferma a questo punto. Non si ferma a questo punto perché decide di investire svariati milioni di dollari per comprarsi tutto quello che riesce a trovare di Walter Sickert. Si compra dei quadri, si compra la sua scrivania, si compra tutte le lettere che riesce a trovare, perché lei vuole identificare il DNA di Walter Sickert. Lo vuole identificare per confrontarlo con il DNA che si trova sulle lettere di Jack lo Squartatore. Quindi fa demolire gli oggetti per andare a cercare il DNA fin sotto le cornici, fin dentro i particolari. Dopodiché chiede l'autorizzazione al governo inglese per poter fare analizzare anche le lettere di Jack lo Squartatore, ma il risultato, come prevedibile, gliel'avremmo potuto dire tutti, è che di DNA non se ne trova. Nel senso che dopo un centinaio di anni il DNA tende a scomparire. Ma lei l'ha trovato poi, no? Sì, perché lei decide di ricontinuare la sua caccia e quindi incarica i laboratori con cui collabora di andare a cercare il DNA mitocondriale. Piccola digressione di taglio storico. Il DNA viene scoperto negli anni 50 del Novecento da Watson e Crick. Nell'84, grazie alle scoperte di un genetista che si chiama Alec Jeffries, si comincia a parlare di impronta digitale del DNA, DNA fingerprints in inglese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che analizzando il DNA questo medico riesce a scoprire che il DNA delle persone è diverso. Ognuno ha un DNA diverso da un altro e quindi crea un metodo per cui non c'è bisogno di andare a leggere tutto il DNA di una persona, ma basta prenderne una sequenza, una porzione che si definisce microsatellite, analizzarla e a quel punto io la posso confrontare con il DNA di un'altra persona per vedere se c'è corrispondenza. Il DNA mitocondriale in questo senso è diverso. Il DNA mitocondriale è quello che si trova all'interno dei mitocondri, che sono la parte della cellula che produce l'energia, che contengono un DNA che è diverso dal DNA del resto del corpo. Si chiama mtDNA, questo DNA. È diverso perché non è unico, è un DNA che passa in linea materna, quindi io ho lo stesso DNA mitocondriale di mia madre, conosco bene questa di tua madre e così via. Questa differenza, perché se ne è parlato recentemente in occasione del caso di Yara Gambirasio. Ah, bravo, esatto. Se ci siamo basati sul DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale, a differenza del DNA normale, non sparisce dopo un centinaio di anni, anzi resta per migliaia di anni, tanto che viene usato nelle indagini archeologiche. A quel punto, quando si comincia sui reperti di Walter Sickert e sulle lettere di Jack lo Squartatore a cercare il DNA mitocondriale, si riesce a trovarlo. E la Cornwell riesce a trovare anche una corrispondenza, cioè il DNA mitocondriale che trova su una lettera di Walter Sickert è uguale al DNA che trova su una lettera di Jack lo Squartatore. Non voglio fare il cavolo, però questo dimostra solamente che il pittore Sickert ha scritto le lettere presunte di Jack lo Squartatore, non che lui... Allora, lo dimostrerebbe al terzo passaggio. Poi questo all'analisi critica dei dipinti, ok, d'accordo, va bene. Allora, in realtà questa cosa non dimostra niente. Non dimostra niente perché il DNA mitocondriale è condiviso da migliaia di persone, quindi non è comune alla stessa persona. Ma facciamo finta che sia comune alla stessa persona. Non è detto che il DNA trovato sulla lettera di Walter Sickert sia il DNA di Walter Sickert. Una lettera che ha 120 anni ed è passata di mano in mano tra magari 50 tra i suoi eredi, è piena di DNA di altre persone che l'hanno toccata, ci hanno sputacchiato sopra, ci hanno respirato sopra. Lo stesso vale per le lettere di Jack lo Squartatore, che non è che fossero conservate in una maniera perfetta. Quindi quello che è stato trovato è una corrispondenza di DNA non si sa di che cosa, perché tutte e due le prove sono quasi la palissiana, no? Che quel DNA apparteneva a qualche inglese che abitava a Londra in quel periodo, al massimo una roba di questo tipo. In più, comunque, come hai detto tu, che è forse la cosa più importante, se anche dimostrasse qualcosa, arriverebbe a dimostrare che Walter Sickert ha scritto le lettere di Jack lo Squartatore. Ma, l'abbiamo detto all'inizio, le lettere di Jack lo Squartatore vengono considerate dei falsi dalla polizia stessa fin dal 1888. Quindi la Cornwell non ha dimostrato niente, se non ha dimostrato come si fa a scrivere un libro che vende qualche milione di copie, che nel nostro caso potrebbe essere anche una dimostrazione interessante. Vabbè, la teoria tutto sommato è... Come idea per un romanzo poliziesco è bellissima, ma infatti il vantaggio del libro della Cornwell è che è scritto molto bene, nel senso che è molto avvincente questo libro, perché tutto nella sua fantasia sembra coincidere, ma coincide tutto esclusivamente nella sua fantasia, non da nessun'altra parte. Quindi in realtà diciamo che non c'è un granché di importante da analizzare relativamente. C'è un altro aspetto che avrebbe potuto essere approfondito, no? La vita di questo Sickert, perché non è che può essere diventato Jack un assassino sanguinario per 3 mesi, poi per il resto della sua vita essere rimasto tranquillo, no? Sarebbe strano. La Cornwell, tra l'altro, avanza, mi sono dimenticato di dirtelo, un'ipotesi che definire fantasiosa è esagerato. Quello è il più grosso. Riguardo a Walter Sickert, che lui da ragazzo sarebbe stato operato ai genitali ma quell'operazione sarebbe andata male e l'avrebbe reso impotente. E quindi Walter Sickert si vendicava sulle prostitute per questa sua impotenza. Tutta questa notizia confermata. La Cornwell se la inventa di sana pianta, non esiste nessuna conferma di niente. Quindi anche un possibile movente è ridicolo. L'altra cosa che vale la pena comunque di dire è che Walter Sickert per la maggior parte della sua vita ha abitato in Francia, ha abitato nella parte sud della Francia, lui era un pittore impressionista, molto nel periodo critico abitava quegli ambienti lì. Non c'è una prova certa che nel 1888 Walter Sickert sia mai stato a Londra. Lui di base abitava in Francia, non era casa sua, andava a Londra, no, assolutamente. Quindi non è nemmeno detto che fosse a Londra, non esistono prove nemmeno della sua presenza a Londra in quell'anno, per cui capisci che questa ipotesi, se cercassimo di portarla in un tribunale per provare a denunciare Walter Sickert, non porterebbe assolutamente da nessuna parte, perché è fatta solo di supposizioni, di idee preconcette e di, a me mi sembra che nei quadri ci siano gli omicidi, che mi sembra proprio una di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra. Però le prostitute francesi le lasciava stare, a quanto pare, no? A quanto pare sì. Si tratterebbe di una persona che alla fine ha ucciso nell'arco solo di 16 mesi, ma che ha vissuto poi fino al 1920-25, una roba del genere. Quindi anche questa è una cosa che sarebbe piuttosto strana, cioè difficilissimo che un serial killer smetta completamente di uccidere se non c'è una causa esterna che a un certo punto subentra. Nella vita di Walter Sickert traumi non se ne registrano in quel periodo, per cui chi lo sa, molto strano, molto difficile. Aggiungiamo il fatto che un artista, persona di sensibilità sopraffina, difficilmente è accostabile alla mentalità del serial killer, nel senso che solitamente gli artisti hanno mentalità molto differenti da questo punto di vista, quindi anche questa è una cosa abbastanza strana, per quanto poi qualche caso particolare ci sia stato nella storia dei serial killer. Per cui mi pare un'ipotesi totalmente campata per aria che non starei ad analizzare molto più a lungo. Altra ipotesi strana, curiosa, che ha avuto un certo successo sui media è quello che vedrebbe nell'assassino londinese un certo James Maybrick. Questa storia è abbastanza curiosa e dovrebbe essere abbastanza interessante per noi scrittori, perché a un certo punto, siamo nel 1992, una famosa agenzia letteraria di Londra, Rupert Crew Limited si chiama questa agenzia letteraria, riceve una telefonata di un uomo, un certo Michael Williams, che sosterrebbe di essere in possesso del diario di Jack lo Squartatore. L'agenzia letteraria prima o dopo doveva spuntare, ma lo sai, succede un po' con tutti i personaggi famosi, che a un certo punto si trova il diario. L'agenzia letteraria facesse mancare il diario Jack lo Squartatore, no. L'agenzia letteraria ovviamente ci va con i piedi di piombo, perché capisci che è una situazione particolare, però vuole incontrare questo personaggio, perché vuoi mai che invece sia il caso letterario del secolo, trovare veramente il diario di Jack lo Squartatore. Quindi questo signor Williams si presenta negli studi della Rupert Crew, quasi immediatamente le persone della Rupert Crew scoprono che già il nome è falso, perché quest'uomo si chiama Mike Barrett e non Williams, e quindi già non partiamo benissimo. Questo signor Barrett comunque si presenta con un album vittoriano, quelli che venivano fatti per incollare le fotografie o i tagli di giornale, che ha 64 pagine di scrittura molto fitta, che terminano con la firma Jack lo Squartatore, che raccontano proprio gli omicidi, la sua confessione, eccetera, eccetera. Ovviamente la Rupert Crew vuole sapere come questo personaggio sia entrato in possesso di un reperto così particolare. Questo Barrett in realtà non è di Londra, viene da Liverpool. A Liverpool andava sempre a bere in un bar, The Saddle si chiama, e in questo bar aveva conosciuto un signore molto anziano, certo Tony Devereux, questo è il nome del signore molto anziano. I due erano entrati in confidenza, sai com'è, bevi una birra oggi, bevi una birra domani, si fanno quattro chiacchiere, avevano cominciato a frequentarsi anche fuori dal dal pub. A un certo punto Tony Devereux ha dei grossi problemi di salute, viene ricoverato in ospedale, il signor Barrett decide però di dargli una mano, di non fargli mancare niente, quindi lo va a trovare in ospedale, gli dà una mano a svolgere alcune commissioni, gli porta le cose che gli servono, tanto che Tony Devereux, per sdebitarsi, gli fa questo regalo, cioè gli regala questo manoscritto che sarebbe niente meno che un manoscritto autografo di Jack lo Squartatore. Nel 1991, per raggiunti i limiti di età, Tony Devereux muore e quindi Barrett resta l'unico depositario di questo curioso libro e quindi decide di provare a contattare questa casa editrice. Di fatto il diario è il diario di questo James Maybrick, personaggio realmente esistito, personaggio abbastanza importante nella Liverpool del 1800, uno commerciante di cotone dell'altissima borghesia di Liverpool, che a un certo punto becca sua moglie Florence a letto con un altro uomo che veniva da una zona di Liverpool che, guarda un po', si chiama Whitechapel. Maybrick va su tutte le furie, sta malissimo per questa scoperta terribile, questo è quello che racconta nel diario il nostro Jack lo Squartatore, e decide di scappare a Manchester. A Manchester, quasi come forma di vendetta nei confronti di sua moglie, decide di prendere una donna qualunque, una prostituta di strada, e di ammazzarla come se fosse la sua Florence. La cosa gli piace così tanto che decide di trasferirsi a Londra, città più grande, dove è più facile mischiarsi nella folla, dove decide di darsi all'uccisione di prostitute, come se fosse una sorta di mestiere. Uno sport venatorio. Esatto, e ovviamente sceglie il quartiere di Whitechapel, che gli ricorda il quartiere di Liverpool da cui viene l'amante di sua moglie. La confessione di James Maybrick finisce, cioè l'ultima parte del diario di James Maybrick, è datata 3 maggio 1889, quindi 5-6 mesi dopo l'ultimo omicidio di Jack lo Squartatore, in cui Maybrick si pente di tutto quello che ha fatto e fa questa confessione. Dal punto di vista storico noi sappiamo che James Maybrick muore l'11 maggio del 1889, muore in una maniera abbastanza triste perché viene avvelenato da sua moglie Florence. Tra l'altro, secondo Barrett, Florence l'ha avvelenato proprio perché aveva scoperto questo diario, aveva scoperto che lui era Jack lo Squartatore e quindi aveva deciso di avvelenare James Maybrick. Ovviamente l'agenzia letteraria si riserva di fare una serie di esami su questo malloppone che gli è stato dato. Scopre che effettivamente si tratta di un quaderno vittoriano, la carta è di epoca vittoriana, anche l'inchiostro che è stato usato è di epoca vittoriana. Quello che non torna molto all'agenzia letteraria è che vanno a trovare in un archivio di Londra il testamento scritto di suo pugno da James Maybrick e la scrittura, la calligrafia è palesemente diversa, non c'entra nulla con quella del librone. Quindi alla fine decidono di non pubblicare questo diario perché non sono convinti dalle prove che sono state fornite, però tanto la notizia comincia a trapelare, finisce su tutti i giornali, tutti parlano di questo diario di James Maybrick, che poi alla fine verrà comunque pubblicato da un'altra casa editrice. La cosa abbastanza curiosa è che nel 1994 Barrett, cioè l'uomo che ha portato il diario alla casa editrice, confessa di essersi inventato tutto, di averlo fatto con l'aiuto di sua moglie, perché Barrett è uno scrittore fallito, che sognava di fare il giallista, ha mandato decine di manoscritti alle agenzie letterarie più prestigiose di Londra, ma l'hanno sempre trattato malissimo. E allora si inventa questo sistema per riuscire a mettere piede in un'agenzia letteraria, cosa che peraltro gli è anche riuscita, perché comunque un minimo di successo intorno a questa cosa si è creato. Poi io non credo che abbia fatto realmente lo scrittore di gialli, però almeno qualche articolo sul giornale è riuscito a guadagnarselo. la situazione poi va avanti, perché poi Barrett sostiene che non era vero, cioè che era stato costretto con la forza a dichiarare che era tutto un falso, ma in realtà il diario è vero, insomma poi si perde di queste lucubrazioni e da lì in poi nessuno si interessa più al fatto, perché a quel punto quando ti contraddici 3-4 volte alla fine diciamo che la cosa perde un po'. Però è l'effetto zio Michele di Avetrana, che confessa, esatto, quando confessa, cominci a raccontare cose troppo in contraddizione, poi qualunque cosa dici la gente non è più interessata ad ascoltare. A questo punto vorrei raccontare l'ipotesi a cui io sono più in qualche modo legato. Noi aspettavamo solo quella, che è quella che racconto all'interno di questo libro che si intitola Lettere dall'inferno. Questa è la copertina dell'edizione cartacea, ma se cercate su Amazon c'è anche un'edizione più aggiornata in ebook, che ha una copertina un po' diversa, che per me, che ho studiato molto il caso di Jack lo squartatore, non dico che è la soluzione sicura al 100%, ma è quella che a me pare più sicura, quella che mi sembra più sensata. Poi dopo che vi ho raccontato questo facciamo anche un excursus su quali sono le altre possibilità più sensate che ci sono. La soluzione a cui io sono più legato è quella che vedrebbe nelle vesti di Jack lo squartatore un certo George Chapman. In realtà George Chapman non si chiama George Chapman, è un polacco che nasce sotto il nome di Severin Klosowski. Questo Klosowski nel 1888 si trasferisce a vivere a Londra, proprio nel quartiere di Whitechapel, per fare il barbiere. L'abbiamo già visto nella puntata precedente. I barbieri forse potrebbero centrare, no? Potrebbe centrare. Il barbiere fa delle piccole operazioni, ha delle nozioni di anatomia non paragonabili a quelle del chirurgo, ma comunque molto basiche, che potrebbero in qualche modo corrispondere con quello che si diceva di Jack lo squartatore, o un veterinario, o un macellaio, o un barbiere. Quindi già qua siamo sulla buona strada. La cosa che è molto interessante è che questo George Chapman, che proprio in quei mesi acquisisce questo nuovo nome per meglio mischiarsi con la fauna locale, alla fine di quello stesso 1888, qualche settimana dopo l'omicidio di Mary Jane Kelly, decide di lasciare Londra per trasferirsi nel New Jersey, negli Stati Uniti. Va a vivere nel Nuovo Mondo, perché anche là vuole aprire una bottega di barbiere. Strano già questo. È che nel New Jersey, poco dopo l'arrivo di George Chapman, si registrano due... Una moria di prostitute che hanno un modus operandi molto simile a quello di Jack lo squartatore. Il secondo e ultimo omicidio corrisponde con un nuovo trasferimento di George Chapman, che lascia il New Jersey per tornare a Londra. Nel Nuovo Mondo non trova quello che va cercando, ritiene che sia più utile ritornare nella grande vecchia Londra, all'epoca la città più grande e più importante. Era la capitale del mondo occidentale, senza alcun dubbio. Assolutamente. Decide di cambiare lavoro, non fa più il barbiere, apre una locanda, una birreria, ma soprattutto decide di cambiare modus operandi, perché da quel momento in poi George Chapman, questa non è una teoria, questa è realtà accreditata, comincia a uccidere le donne avvelenandole. Siamo nell'anno? Il suo ritorno è del 1889, se non ricordo male. Quindi è stata proprio una toccata e fuga nel New Jersey, quasi. È durato pochissimo, e nel 1903 il nostro George Chapman viene arrestato. Viene arrestato proprio per aver avvelenato sua moglie e altre due donne, e condannato a morte. Ma qual è la cosa che più di ogni altra ci fa pensare che George Chapman potrebbe essere veramente lo squartatore? È che a un certo punto l'ispettore Aberline, che, lo ripetiamo, è l'ispettore che più di ogni altro si è occupato del caso di Jack lo squartatore, che più di ogni altro è stato vicino, è stato quasi a un passo dal fermarlo, quindi possiamo immaginare la persona che meglio di tutti conosceva il caso in questione, una persona che non si è mai sbilanciata in nessun modo Sul caso di Jack lo squartatore tanti suoi colleghi hanno rilasciato interviste, alcuni l'abbiamo visto, hanno scritto delle autobiografie in cui avanzavano delle ipotesi. Lui nemmeno sul suo diario privato rilascia delle dichiarazioni o delle notazioni relativamente al caso di Jack lo squartatore. Ecco, quest'uomo così riservato, così attento a non diffondere informazioni relativamente al caso di Jack lo squartatore, nel 1903, quando arrestano George Chapman, va da George Goodley, che è l'agente che di fatto arresta George Chapman, e gli dice: bravo, finalmente qualcuno ha arrestato Jack lo squartatore. Quindi ci sono riscontri che l'abbia detto veramente. Ci sono riscontri che l'abbia detto veramente, e c'è anche un'intervista di qualche anno prima, una delle poche interviste rilasciate da Aberline su Jack lo squartatore, in cui lui si diceva certo che Jack lo squartatore fosse emigrato nel Nuovo Mondo. Quando gli chiedono come mai Jack lo squartatore non ha più ucciso, anziché dire perché è morto, perché è stato arrestato, dice perché è andato negli Stati Uniti. Quindi tra tutte le ipotesi che abbiamo analizzato fino adesso, questa pare essere quella che pareva più sensata anche all'uomo che ha indagato realmente sulle tracce di Jack lo squartatore, più di quanto possiamo fare noi in questo momento. Sembrerebbe avere un punto debole, questo cambio del modus operandi. Il cambio del modus operandi. Uno squartatore trasformarsi in avvelenatore? È una cosa che in realtà dice la letteratura scientifica. La letteratura scientifica dice che è una cosa assolutamente possibile, soprattutto in questo allontanamento dalla vittima. Ci dovrebbe essere una causa psicologica scatenante. Noi non possiamo ricostruire qual è, ma abbiamo testimonianza di un serial killer degli anni 70, americano, in questo momento non mi ricordo il nome, che passa dall'uccidere le donne accoltellate come Jack lo squartatore a sparargli con un fucile di precisione, quindi stando a una notevole distanza. Ma non solo, poi cambia ulteriormente il suo modus operandi e comincia a sequestrare le donne per tenerle mesi segregate in casa e lasciarle morire lentamente di fame. Il passaggio dal coltello al veleno è un pochino questo passaggio, cioè si passa da un sistema molto cruento che prevede una notevole vicinanza fisica con la vittima, ha un sistema molto meno cruento, ma molto più violento se visto nella lunga distanza. George Chapman non dava alla moglie una dose di veleno e la vedeva morire avvelenata, ma impiegava mesi per avvelenarla, dandogli delle dosi piccolissime di veleno che facevano morire queste donne in un tempo lunghissimo. Prima non riuscivano più a camminare, poi non riuscivano più ad alzarsi dal letto e piano piano si spegnevano. Quindi tu immagina quanta violenza ci vuole per vedere tua moglie morire piano 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 nell'arco di mesi. È stato interrogato lui, ha rilasciato dichiarazioni. La stai avvelenando. No, non ha mai rilasciato dichiarazioni relativamente al caso, perché credo che all'epoca nessuno si sia mai occupato seriamente di questo possibile legame Chapman-Jack lo squartatore. No, non gli è stato neanche chiesto il perché lo faceva, profondamente no, figurati, a quel tempo non si stilavano profili psicologici. Festa finita. Credo che lui avesse confessato addirittura i 3 avvelenamenti, quindi in realtà no, non c'erano nemmeno troppi problemi, non è che si andavano a ricercare le cause degli omicidi, si cercavano gli omicidi. Era molto diverso il rapporto che c'era all'epoca. Detto questo, cioè portata avanti la mia ipotesi favorita, come era mio dovere fare, parliamo delle altre possibili. Allora, ne avremmo tantissime, sono stati scritti più di 500 libri su Jack lo squartatore, quasi ognuno avanza un'ipotesi diversa, alcune sono molto sensate, altre sono delle boiate come abbiamo visto, altre non riescono nemmeno a rientrare nella categoria della boiata, tanto sono idiote come possibilità. Qualcuno sostiene che Jack lo squartatore fosse Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, lo specchio, che avrebbe nascosto all'interno dei suoi romanzi una serie di giochi di parole, di indizi per far capire che era lui l'assassino. Secondo altri Jack lo squartatore sarebbe niente meno che Joseph Merrick, uomo passato alla storia come Elephant Man, un uomo che soffriva di una gravissima malattia. Ma quello pare che sia fosse buono come il pane, però poverino. Era buono come il pane, ma faceva fatica a stare in piedi dato il peso della sua testa, figurarsi andare a inseguire o scappare da una prostituta. Cioè, alcune ipotesi sono assolutamente assurde e fantasiose. Ma va detto che al di là della mia ipotesi preferita, c'è da dire che forse l'ipotesi più realistica è che Jack lo squartatore sia il signor nessuno. Noi siamo abituati, chi studia il caso di Jack lo squartatore, ad avanzare delle ipotesi che si basano o su personaggi famosi dell'epoca, su personaggi appartenenti alla casa reale, come abbiamo visto, artisti di quegli anni, o persone che erano già state indagate dalla polizia, persone che quindi erano già nell'orbita della polizia in quei momenti. Ma se Jack lo squartatore, come quasi tutti i serial killer, fosse una di quelle tante persone grigie che ogni giorno escono di casa, vanno a fare un lavoro di cui nessuno sa niente, che nessuno ricorda, che tornano a casa, che non hanno parenti, non hanno amici, nessuno conosce, che vivono la classica vita grigia, quei vicini di casa che quando vengono arrestati, le persone che vengono intervistate dai giornalisti dicono: "Oh, ma sembrava così tanto una brava persona", perché sono delle persone totalmente insignificanti che non lasciano nessun tipo di traccia nella storia, nemmeno una traccia tale da essere interrogati dalla polizia in merito all'assassino di Jack lo squartatore. Ecco, se Jack lo squartatore fosse stata quella persona lì, oggi sarebbe scomparsa, nessuno si ricorderebbe di lui, non avrebbe nemmeno un nome. E quindi sarebbe molto difficile pensare di ricostruirlo. Magari il suo lascito al mondo voleva proprio essere quello, a un certo punto, di dire a un giornale: "Io sono Jack lo squartatore", ma magari è morto prima di poterlo fare, o magari è successo qualcos'altro, chi lo sa. Se questa fosse l'ipotesi, allora dobbiamo mettere un punto a questa storia e renderci conto che nessuno riuscirà mai ad avanzare veramente una soluzione, perché non sapremo mai chi era questa persona grigia che vagava per le strade di Whitechapel. Prima di chiudere questa enorme parentesi su Jack lo squartatore, voglio raccontare ancora una cosa che secondo me è interessante, cioè che negli anni '80 i profiler dell'FBI americano hanno provato a tracciare un profilo psicologico Jack lo squartatore. Chi sono i profiler? Sono quegli psicologi che quando c'è... Lo fecero anche per il mostro di Firenze. Seriale, esatto, provano a ricostruirne un profilo psicologico, provano a capire che tipo di persona possa essere per aiutare gli inquirenti ad avvicinarsi a questa persona. Ovviamente nel caso di Jack lo squartatore non serve più per le indagini, ma ci può dare un'idea di chi fosse Jack lo squartatore. Tutto quello che dico va assolutamente preso con le pinze già per affermazione degli stessi profiler, perché una cosa è tracciare il profilo psicologico di una persona che vive qui e oggi nel nostro mondo, un'altra è tracciare il profilo psicologico di una persona vissuta 100 anni prima, perché si muove in un mondo diverso e perché noi siamo ovviamente condizionati dal funzionamento della nostra società nel tracciare un profilo psicologico. Gli psicologi non sono degli storici, possono conoscere un periodo storico, ma non lo conoscono in una maniera psicologi con conoscenze storiche ci potrebbe arrivare. Quindi diciamo che il profilo psicologico va preso e soppesato, non è oro colato come invece solitamente sono molto più attendibili quelli che vengono fatti ai giorni nostri. Comunque, secondo i profiler dell'FBI, Jack lo squartatore è di razza bianca, cosa abbastanza scontata. Questa era facile. Tra i 25 e i 35 anni, cosa che più o meno confermerebbero le persone che l'hanno avvistamenti, sì. Ha una bassa estrazione sociale, è una persona solitaria, taciturna, timida, con grossissimi problemi sociali di interazione con gli altri. Potrebbe, nonostante questo, avere una moglie, ma se avesse una moglie sarebbe una donna molto più vecchia di lui e probabilmente una donna molto autoritaria. Jack lo squartatore di base è una persona obbediente e sottomessa ai suoi superiori, sottomessa un po' a tutti gli altri, con una spiccata attenzione per l'ordine e per la pulizia. I profiler dicono che probabilmente viene da una famiglia in cui si registra l'assenza del padre e che aveva una madre che aveva una smodata passione per l'alcol e per la promiscuità sessuale, probabilmente una prostituta, sempre del quartiere di Whitechapel, una madre che gli ha fatto mancare completamente l'affetto, ma soprattutto gli ha fatto mancare quella presenza di un solido modello da comportamento adulto, così potremmo definirlo. Cioè Jack lo squartatore è cresciuto senza avere dei modelli adulti su cui basare la costruzione della sua storia. Proprio questa madre, questa mancanza di una madre normale, gli avrebbe fatto maturare un profondo odio per le donne e in particolare per le prostitute. Sempre secondo i profiler, deve essere in maniera quasi obbligata una persona che risiede nel quartiere in cui opera, e quindi una persona che abita a Whitechapel stabilmente, probabilmente in quel quartiere c'è nato e c'è cresciuto. È un quartiere che conosce molto bene, che conosce in maniera molto sicura. Per il resto è una persona con una bassa considerazione di se stessa, forse acuita anche da una qualche deformità fisica. Per deformità fisica non si intende una deformità grave, si intende una deformità tipo essere più basso della norma, essere più grasso della norma, qualcosa che però lo fa sentire inadeguato nei confronti delle altre persone. Il naso grosso, esatto, non avere una gamba, cioè una deformità lieve, che però per lui diventa bloccante nella costruzione dei rapporti con gli altri esseri umani. Va detto che un profilo di questo tipo descrive un po' tutti gli abitanti di un quartiere come Whitechapel, non è che si disgustassero molto da questa descrizione probabilmente. Sempre per i profiler dell'FBI, Jack lo squartatore è un serial killer del tipo disorganizzato, che è una categoria ben precisa, cioè sono quelli che agiscono sull'onda di un impulso emotivo, sono quelli che non si fanno il piano di fuga, sono quelli che non hanno una strategia per nascondere il corpo, cioè non sono quei serial killer, ogni tanto nei film magari li abbiamo visti, che pedinano la vittima per sapere tutte le sue abitudini, per poi sequestrarla, portarla in un certo posto. No, è un tipo di serial killer che vaga per le strade, a un certo punto viene avvicinato da una certa persona e a quel punto scatta la prostituta e va in escandescenza. Jack lo squartatore sente l'impulso di uccidere e uccide immediatamente. Dopodiché scappa perché ha paura e perché non ha strutturato un piano, non sa cosa fare per nascondere la prostituta. Ci riesce bene perché conosce i luoghi con le sue tasche, certo. Ci riesce molto bene perché conosce il quartiere, ma non perché sia particolarmente furbo. L'altra cosa che evidenziano i profiler dell'FBI è che il suo modus operandi è corretto, nel senso che attraverso gli omicidi lo si vede evolvere come normalmente si dovrebbe evolvere per l'esperienza che matura di omicidio in omicidio. Quindi diventa sempre più feroce perché diventa sempre più sicuro di se stesso e del suo modo di uccidere. Quello che ovviamente non si modifica è l'aspetto rituale del crimine, che resta sempre assolutamente identico, con una parte legata alle fantasie sessuali, che nel caso di Jack riguardano la dominazione della donna, l'allientamento della donna in quanto se stessa, attraverso anche le mutilazioni. Il rituale sulla cessazione dei delitti ci arriviamo. Il rituale diventa più elaborato solo nel caso dell'ultimo delitto, ma non perché ci sia un'escalation così alta, secondo i profiler, ma solo perché l'ultimo delitto avviene in un ambiente chiuso. Siccome Jack lo squartatore è un codardo, nel caso delle altre prostitute le mutila un po', ma poi scappa perché ha paura. Nel caso di Mary Jane Kelly, essendo in un ambiente chiuso, si sente più al sicuro e può esagerare le mutilazioni che fa. Ma i profiler si dicono sicuri che se avesse continuato a uccidere non ci sarebbe stata un'ulteriore salita rispetto a Mary Jane Kelly, ma ci sarebbe stato un ritorno e un allineamento con i casi precedenti a Mary Jane Kelly, perché probabilmente avrebbe ucciso ancora all'aperto. Quindi quello di Mary Jane Kelly è un caso estremo, ma perché svolto in un ambiente chiuso e sicuro. Sempre i profiler sostengono che probabilmente aveva l'abitudine, questa cosa sarebbe stata utilissima all'epoca delle indagini, di tornare frequentemente sul luogo degli omicidi per rivivere nella fantasia il momento dell'omicidio, e secondo loro, se le vittime non erano sepolte troppo lontano, probabilmente andava anche a trovarle al cimitero, le sue vittime, sempre per continuare a rivivere la fantasia dell'uccisione nella sua testa. Per quanto riguarda la fine degli omicidi, per i profiler dell'FBI è quasi impossibile che Jack lo squartatore abbia smesso di sua spontanea volontà. La cosa più probabile è che si sia trasferito, cioè che sia andato a vivere da un'altra parte e abbia continuato a uccidere in un altro luogo. Come nel caso di Chapman. Oppure che sia stato arrestato per un qualche altro motivo. C'è una terza ipotesi, che secondo i profiler dell'FBI è leggermente meno probabile, è che per qualche motivo si sia terrorizzato. Supponiamo che a un certo punto Scotland Yard sia andato a bussargli alla porta, non perché avessero delle prove su di lui, ma magari perché stavano facendo controlli a campione. Ricordiamo che Scotland Yard in quegli anni ha analizzato e interrogato migliaia di persone, andavano di casa in casa, quindi magari era finito per caso anche in casa di questo personaggio. Potrebbe essere che un episodio come questo l'abbia terrorizzato a tal punto da inibire completamente le sue fantasie sadiche, e quindi per questo motivo ha smesso di uccidere, ma è più probabile che sia finito in galera o si sia spostato in un altro posto, in un altro luogo. L'altra cosa che evidenziano i profiler è che Jack lo squartatore non è un pazzo nel senso esagerato del termine. Molti dei personaggi che abbiamo esaminato, come Pedacenco e così via, sono matti da ricovero in un ospedale psichiatrico. Jack lo squartatore non è così, è una persona totalmente normale all'apparenza, con dei grossi problemi di relazione interpersonale, ma non il pazzo che si mette a urlare o è eccessivamente violento. È una persona che riduce l'atto di violenza solo al momento dell'omicidio, ma poi magari vive una vita di totale tranquillità, non è uno di quelli che fa pugni per la strada o ha degli scoppi d'ira particolarmente accesi. È ovvio che se tutte queste cose avessero anche solo una piccola aderenza con la realtà, tutte le ipotesi di cui abbiamo parlato, degli appartenenti all'alta nobiltà, ma anche degli appartenenti alle classi medie più agiate, come John Druitt, Walter Sickert, eccetera, eccetera, andrebbero scartati a priori. Ci troviamo davanti a una persona che quasi sicuramente si muoveva in quei quartieri, viveva in quei quartieri e apparteneva a quelle classi sociali. Però c'è anche il problema di capire perché, se viveva da tanto tempo, probabilmente fin dall'infanzia, proprio in quel momento gli scatta la cosa, però vado a capire. Che però vai a capire, magari è qualcosa che arriva da lontano, magari aveva degli episodi di violenza nei confronti delle prostitute che a un certo punto vengono esagerati nell'atto. Poi magari qualcuna gli ha detto qualcosa, ha tenuto un comportamento che l'ha fatto furiare, incendiare, e da lì in poi scappare. Gli ha detto c'hai un naso troppo grosso, insomma quelle cose che è difficilissimo ricostruire a questa distanza. L'ultima cosa che aggiungono i profiler dell'FBI è che anche secondo loro le lettere non possono avere nessun tipo di valenza, nel senso che il tipo di serial killer che è Jack lo squartatore non è il tipo di serial killer che si mette in competizione con la polizia, manda le lettere, li stimola, ma anche se lo fosse le lettere non avrebbero quel contenuto, nel senso che quando i serial killer si mettono a comunicare con la polizia, come è successo al killer dello Zodiaco o a tanti altri, solitamente infarciscono le lettere di molti dettagli relativi agli omicidi e soprattutto delle motivazioni che li spingono a uccidere, cosa che è completamente assente nelle lettere di Jack lo squartatore. E quindi questo fa pensare ai profiler dell'FBI che le lettere siano assolutamente state scritte da persone che con gli omicidi di Jack lo squartatore non hanno nulla a che fare. Direi che questo è quello che serve per completare il quadro. Da qua in poi sta a chi ha seguito questi video mettersi a indagare e provare ad avanzare delle ipotesi diverse dalle nostre o cercarne delle altre. I profiler escludono che sia io, Jack lo squartatore, questo me lo puoi confermare, vero? Perché c'è qualcuno... Sì, mi sembra che l'abbia scritto grosso in fondo proprio, che... Qualcuno dice, già, non sei Jack lo squartatore. O c'è qualcosa che non va, quindi, o era un tuo antenato inglese o qualcosa del genere. Esatto. Quindi... Ricordiamo il motivo per cui siamo qua, però, che mi sembra la cosa più importante, ecco. È il tuo romanzo che si trova in tutte le edicole. Questo è il precedente, perché sono in realtà è un romanzo di 2 puntate, e poi esatto. facci vedere il tuo e poi saggio. Il tuo libro su Jack lo squartatore, diciamo che questa è la base per cominciare a indagare sul caso certo. di Jack lo squartatore e avanzare. No, la base, per chi ha un interesse anche semplicemente storico o criminologico, è un ottimo libro. Ecco, anche per un valore narrativo, perché è molto discorsivo, per cui uno può trovare... diciamo che la parte degli omicidi è molto romanzata, nel senso che è raccontata come se fosse un romanzo, poi invece si passa a una parte più saggistica con l'analisi di tutti i possibili assassini, i motivi per cui alcuni non hanno senso e così via. Quindi andateli a comprare appena potete, che mi sembra... Ok, allora... Ci salutiamo, grazie Gianluca e grazie Rino. Alla prossima, perché non finirà qui certo la nostra collaborazione. Troveremo qualcos'altro su cui indagare. Ok.